tutti, oggi c'è il sole e sono contenta. Ci tenevo a mostrarvi questa, che poi vedrete nel video recensione che non vedo l'ora di mostrarvi. E, oggi parliamo di nuovo degli animali. È la terza puntata, io sono felicissima perché questo progetto sta andando strabene. Mi scrivete in tantissimi in pagina, mi fate un sacco di complimenti e io vi ringrazio veramente tanto perché avevo veramente paura a proporre questo progetto, sinceramente, perché ci sono tantissimi modi di sentire di maniera differente, infatti poi ne parleremo. E comunque ci sono anche tante esperienze contrastanti molto spesso, perché comunque siamo tutte persone diverse, siamo tutte persone con propri modi di vedere e quindi si possono creare diciamo, delle incomprensioni. Avevo veramente paura a parlarvi. Magari diciamo più che altro avere più la paura di dire cavolate in video e quindi magari essere aggredita o cose così, invece è andata veramente veramente bene. Allora, finalmente in questi giorni liberi mi sto dando la pazza gioia. Questo video è dedicato ai segni. Io mi sono fatta una bella scaletta di come fare e come strutturare tutti quanti i video. Quello che vedete successivamente a questo video sarà una meditazione, perché oggi parliamo dei segni, di come capire che segni si possono avere, come capire se effettivamente un animale ci sta dando un segno o meno. Io, come potete vedere, mi sono fatta la mia bella scaletta. Oggi sarà appunto questo video dedicato soprattutto alla mia esperienza, in modo che voi potete magari capire se state vivendo una cosa simile o meno. I video successivi invece saranno uno di pratica e uno di teoria, dedicati proprio alla ricerca del proprio animale. Quindi che tipo di domande ci possiamo porre, la meditazione mi è guidata appunto per capire concretamente come fare ad incontrarlo, eccetera. Però oggi parliamo soltanto di segni e di esperienze. Allora, una volta che abbiamo appurato concretamente la differenza tra animale guida e animale totem e spirito guida, possiamo iniziare a comprendere quanta magia c'è attorno a noi senza che noi ce ne rendiamo conto. Io, per esempio, l'altro giorno stavo passeggiando e qua la cosa che mi piace moltissimo dell'Inghilterra è che ci sono veramente tantissime specie di volatili differenti. Magari a Napoli c'erano soltanto i piccioni o i gabbiani, ma qua invece ci sono papere, cigni, veramente di tutto e di più. Corvi, per non parlare dei corvi, io tutte le volte che li vedo prego ai corvi di regalarmi una loro piuma per tenerla qui sull'altare, ma ancora niente purtroppo. Insomma, dobbiamo cominciare a comprendere e non dare per scontato tutto quello che ci circonda. Come appunto abbiamo visto che ci sono tantissime erbe, poi comunque vedrete in questo benedettissimo video che sto cercando di montare, non so se a questo punto l'ho già pubblicato o meno, ma è un video che sto facendo da 2 mesi. Come abbiamo appunto a disposizione tutte quante le erbe, tutte quante la magia proprio delle piante, dobbiamo comprendere che qualunque tipo di specie di animale che ci circonda è comunque un animale di potere. È un animale che ha una propria funzione anche proprio nell'ecosistema e che è una forma di vita che senza essa probabilmente ci sarebbero determinati squilibri. Non dobbiamo mai, mai, mai prendere sotto gamba nessun tipo di animale. Non è che chi ha magari un'affinità con un insetto è meno fortunato di qualcuno che ha un'affinità con non lo so, un leone. Non dobbiamo mai, 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 mai credere che qualche animale sia meglio di qualcun altro, perché in questo modo diamo proprio, diciamo, l'approccio sbagliato al tipo di lavoro che stiamo andando a fare. Allora, io ho cominciato questo tipo di lavoro ormai 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa, perché ho fatto un sogno. Questo sogno praticamente era vivido moltissimo ed era in prima persona. Io vi consiglio sempre, comunque, indipendentemente da tutto, di studiarvi un poco di base di sogni e cose del genere, perché comunque, almeno per me che ho difficoltà comunque a meditare e a fare viaggi, sono diciamo il modo più diretto che ho per comunicare con divinità e entità di questo genere. Feci un sogno, mi ricordo che era estate, lo tengo ancora segnato sul mio primo libro delle ombre, e in questo sogno praticamente stavo con i miei amici in una specie di radura e incontravo quest'orso. Io ho un ricordo così vivido di quest'orso. E mi ricordo proprio il contatto visivo che ho avuto con lui.
Ed è stato bellissimo perché questo orso era molto arrabbiato e praticamente in un certo modo parlavamo, ecco, però lui mi parlava in orsese, tra virgolette, però con tutto che lui parlava questa sua lingua, comunque facendo versi di un normalissimo orso, io riuscivo a capirlo. E lui mi diceva che era arrabbiato, che comunque non era contento dell'essere umano e cose del genere. E che era venuto da me per farmi sapere che comunque un giorno l'essere umano l'avrebbe pagata. Allora che io faccio vicino all'orso, non ti preoccupare, noi pagheremo e ce lo meritiamo, una cosa del genere. Ma poi c'è stato un momento in cui siamo rimasti con questo contatto visivo così forte che cioè, sono rimasta proprio così. Io sono passati 2 anni e mezzo, quasi 3, me lo ricordo come se l'avessi fatto ieri notte questo sogno. La cosa strana è che quando mi sono svegliata, a parte che conservavo le esatte sensazioni dopo questo sogno, e molte volte capita anche con i sogni normali, quando sono molto 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 profondi, uno poi rimane anche tutto il giorno magari con quella sensazione un po' che ne so, se è stato un sogno brutto rimane un poco sconcertato, cose del genere. Comunque io non mi davo pace con questo fatto dell'orso, non capivo, non capivo, non capivo. Premettendo che io prima di questa cosa non mi sono mai avvicinata a lavorare con gli animali, non immaginavo neanche di che tipo di animale potessi avere come animale de totem, né lo cercavo in realtà, non mi passava proprio per la testa. Comunque, pensavo a tutt'altro in realtà in quel periodo. Comunque, praticamente iniziavo a vedere un po' la corrispondenza, soprattutto nei sogni dell'orso. Comunque, vedevo che era una rappresentazione di madre natura e l'ho, diciamo, vista così, ho detto, vabbè, sarà una rappresentazione della dea che mi è venuta in sogno dicendomi questa cosa, magari devo migliorare il mio approccio con Madre Natura e cose così. In quel periodo iniziavo a vedere orsi da tutte le parti, ma da tutte le parti. Io stavo guardando su eBay, non me lo dimenticherò mai, ce l'ho segnato sulla prima pagina del mio diario specchio, quello là con la zampa dell'orso che avete potuto vedere nel video del Libro delle Ombre. Non mi dimenticherò mai che stavo cercando dei cabochon infiorite. Ho scritto su eBay cabochon infiorite e mi uscivano dei ciondolini a forma di orso. Che cavolo c'entrava? Tutti questi ciondoli a forma di orso. Dicevo, vabbè, fa niente. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Continuavano a uscirmi, anche se non erano infiorite. Questi ciondoli a forma di orso, questi ciondoli a forma di orso, non capivo. E io mi rifiutavo categoricamente, perché io poi sono una di quelle persone che se non ci casca con la testa 30 volte non lo capisce. E parlavo, mi ricordo, all'epoca con un mio carissimo amico, che mo non ci sentiamo da anni, e questo mio amico mi diceva, no, ma vedrai che comunque è l'orso, secondo me è l'orso, secondo me è il tuo animale totem. Dicevo, ma non lo so, non riesco a capirlo. Io ho chiesto 3.500 miliardi di segni, ma le cose che mi arrivavano erano sporadiche ogni tanto. E soprattutto era come se io mi fossi, non lo so, ritrovata, ecco. È come se tanti aspetti di me stessa stessero uscendo, diciamo, stessero un attimo prendendo forma. Quando andai a vedere poi la corrispondenza dell'orso, una volta che questo mio amico mi disse: no, basta, adesso basta, non puoi avere altre conferme, così, effettivamente ho trovato tanti riscontri nel mio carattere, ovvero che io sono una persona molto, molto, molto impulsiva quando mi arrabbio, che sono distruttiva totalmente quando mi arrabbio con qualcuno, che sono molto, molto protettiva con le persone a cui voglio bene, la mia famiglia, i miei amici. Guai a chi li tocca, se li tocchi scatena, cioè se loro litigano con qualcuno io litigo appresso a loro. Sono molto protettiva, sono comunque molto legata alla terra, ho bisogno del contatto con la terra, con tutto che sono elemento acqua. E, insomma, vedevo proprio delle corrispondenze. Quando si arriva a un punto del genere in cui tu riesci proprio a sentire l'animale in te è strano come discorso, eh? Cercate di non fraintendermi. Io mi ricordo che una volta stavo così arrabbiata, ma di quelle cose gravi, non le stupidaggini, che io mi ricordo proprio che in un momento di proprio quando non ci vedevo più, mi ricordo proprio come se io avessi avuto, che ne so, tipo le zampone dell'orso con quegli artiglioni. E volessi spaccare tutto, tutto, tutto. Insomma,
Quando effettivamente trovi delle corrispondenze, no? Io sono una persona che mette in dubbio qualunque cosa nella mia vita, però arrivi a un certo punto in cui tu non puoi dire più, secondo me è un caso, secondo me è una circostanza, non può essere, cose così. Quando arrivi a questi momenti in cui ti connetti così tanto con quell'aspetto di quell'animale, non puoi non dire effettivamente sì, è così. Quindi sì, alla fine ho scoperto così del mio animale totem, cioè l'ho sentito, non l'ho mai cercato in realtà perché non, è venuto lui da me a dirmi quella cosa in sogno e poi effettivamente lo sento in me tutte le volte che ho dei riscontri su me stessa e altro. Io sono veramente molto fiera di avere questo animale perché è un animale molto molto bello, molto particolare, ma che comunque comporta poi, come vi ho detto, anche i suoi bei fardelli, perché alla fine diciamo che c'ho un bel caratterino anche io. A volte ho fatto tante cavolate nella mia vita che avrei potuto evitare se solo avessi pensato un attimino 5 secondi in più. Quindi questa è la cosa che io mi sento anche di dirvi, cioè non vedete soltanto l'aspetto negativo, appunto, per esempio, io ho visto ormai che la moda più totale. Ora un po' di meno, però c'è stato il periodo in cui ci stava sta moda del lupo, tutti quanti con il lupo come animale totem, eccetera. Io sconsiglio di partire con mi piace questo animale, secondo me è questo. No, perché poi come vedremo nei video più avanti, io vi proporrò proprio una serie di domande a cui potete lavorare poi anche in singolo o semplicemente anche commentando qui sotto. Mi piace il fatto che magari mi esponete il vostro punto di vista o anche in privato, così ci facciamo un bel dibattito. Però bisogna sentirlo, è una cosa che comunque viene con il tempo. Un'altra cosa che può diciamo far scattare l'allarme è magari il fatto che avete avuto un qualche incontro proprio dal vivo con qualche animale. Se siete andati magari, che ne so, in qualche parco naturale, piuttosto che anche per strada, appunto, come vi dicevo, prendete sempre nota, magari prendete un quaderno in cui segnate tutto. Io, per esempio, come ho pubblicato la fotografia sul fuso della strega, quando ho pubblicato il primo video, di questo progetto, il giorno dopo, mi sa, ho incontrato una volpe in pieno centro di Londra. Io sono rimasta così, ho detto porca miseria, non avevo mai mai visto una volpe e invece sono riuscita a beccare una volpe in pieno centro di Londra. Quindi cercate anche di tener conto di tutta questa parte appunto dell'incontro di animali del genere in natura e anche magari andare a vedere se da bambini eravate magari legati a un particolare animale, perché quando si è bambini c'è questa particolare predisposizione a tutte queste arti magiche che poi col tempo iniziamo a perdere un pochino. Quindi iniziate ad autoanalizzarvi. Io ho registrato questo video appositamente per fare una specie di preambolo a quello che poi sarà il lavoro pratico nei prossimi video. Quindi vi ho dato una piccola infarinatura su che tipi di segni si possono avere, su che tipi di esperienze potete avere, perché poi dopo passiamo al lavoro pratico. Ci sono determinate domande o determinate cose a cui potete poi dopo rispondere sempre nel video prossimo e poi dopo effettuare la vera e propria meditazione. Io vi volevo leggere questo piccolo pezzettino da questo libro qua, appunto, che vi dicevo, su la definizione che dà riguardo almeno come gli antichi sacerdoti si ponevano nei confronti appunto degli animali totem. E aggiusto alcune parti così per chiarire ancora di più tutta quanta la questione degli animali totem. Allora, gli antichi sacerdoti e sacerdotesse usavano gli animali totem per essere aiutati ad affrontare il mondo spirituale. Imitavano gli animali con le posture, gli abiti e le danze. Infatti, molti rituali per avvicinarsi poi e per connettersi col proprio animale totem prevedono appunto l'imitazione dell'animale stesso. Sì, magari potrebbe sembrare un poco, non ridicolo, però magari fa un po' ridere la cosa comunque di mettersi a fare anche il gesto delle ali per i volatili, però è una cosa che veramente, tralasciando, diciamo, la parte in cui siete razionalmente connessi alla realtà, può aiutare tantissimo.
creando un rituale intorno ad essi al fine di invocare e condividere l'energia che si manifestava nel mondo attraverso quello specifico animale, che diveniva un totem, cioè un potere e una medicina, simbolo di un particolare tipo di energia. Appunto, come abbiamo detto, ogni animale ha la propria energia, ha la propria medicina e non ci sarà nessun animale che è meglio dell'altro, ci sono soltanto energie differenti. Infatti qua lo riporto, ogni animale ha uno spirito potente. E nessun animale è migliore rispetto a un altro. Vi volevo leggere anche quest'altro pezzetto che io ho già ribadito nel video, però che comunque vi volevo far conoscere. È l'animale a scegliere la persona e non viceversa. Molti pensano di poter semplicemente scegliere un animale e cominciare a comunicare con esso. Di solito in tali circostanze l'ego crea ostacoli. L'individuo tende a scegliere l'animale che ritiene più affascinante e potente, piuttosto che quello che è più in armonia con sé. I risultati sono inefficaci e spesso frustranti. Non esiste un animale migliore o peggiore di un altro. La medicina di ogni animale è unica. È sempre meglio avere dei padroni della essere padroni della medicina del topo che goffi e improduttivi con quella dell'aquila. Il successo più clamoroso è arrivare, nel mezzo del è arrivare per mezzo dell'animale che viene a voi. E sì, alla fine ribadisce esattamente quello che ci siamo detti praticamente in questo video introduttivo al lavoro con gli animali. Quindi, ricapitolando, appunto, vi ho raccontato la mia esperienza, i segni che si possono avere. I prossimi video saranno proprio su come lavorare con gli animali totem. Ce ne saranno, vediamo, dove ho messo il mio. Vabbè, sta lì giù. Ce ne saranno tre. Uno su l'autoanalisi che si può fare razionalmente, diciamo, senza il lavoro magico, ed è un video di pratica, di teoria. Poi ci sarà la meditazione e poi ce ne saranno altri due. Uno su come onorare il proprio animale e uno su un piccolo tutorial che poi dopo scoprirete, perché essendo creativa voglio sempre inserirci queste piccole cosine creative. Anche perché appunto io penso che la creatività sia un modo per esprimere il divino che è dentro di noi, perché noi ci lasciamo andare completamente, quindi è anche un modo per esprimere appunto la medicina dell'animale che portiamo dentro di noi. E quindi io vi ringrazio, spero di essere stata quanto più chiara possibile riguardo questo video, perché era un po' un video introduttivo, quindi non voglio sembrare noiosa a farvi questo, diciamo, questi video così lunghi, così spezzettati. Però io penso anche che bisogna dare anche una tempistica un po' più lunga, infatti anche per questo io ne pubblico una a settimana, perché in questo modo voi potete anche assimilare bene e non studiarvi tutto subito, subito, subito. Vi lascio un bacione, vi ringrazio ancora una volta per aver guardato questo video e grazie per seguire questo progetto con così tanto entusiasmo. Muah!